Al Centro Congressi Le Benedettine di Pisa, l'Internet Festival propone un itinerario tra installazioni, mostre e videoproiezioni interattive che pongono lo spettatore al centro e lo invitano a diventare parte integrante dell'opera. Mixed Reality 2 si rivolge ai bambini usando il virtuale per raccontare storie e costruire giocattoli in 3D. Allora, un sistema che abbiamo è sostanzialmente un sistema in cui si riesce ad acquisire in 3D un giocattolo per poterlo trasportare in una stanza dei giochi dove i bambini donano il loro gioco per essere riutilizzato da altri. Mentre l'altra cosa che abbiamo visto era un racconto per bambini, disegnato da bambini, recitato da bambini, che per l'appunto si fruisce attraverso tecnologie di realtà virtuale piena. Il racconto in questo caso è il racconto di un pesce che alla fine del suo percorso di fiume finisce in mare, alla fine c'è un bel mare fatto virtualmente che sembra vero. Gli animatori di Fosforo, la festa della scienza, accompagnano i partecipanti alla scoperta dell'internet delle cose, facendoli riflettere su come potrebbe influire nella vita di tutti i giorni. È l'internet delle cose, quindi cerchiamo di raccontare come internet prima ci ha connesso tra persone e oggi inizia a connettere le cose intorno a noi, quindi i dispositivi un po' più particolari come magari il frigorifero o l'aspirapolvere. In questa mostra cerchiamo di raccontare che i ragazzi non devono subire la tecnologia, fruirne solo, ma anche diventarne creatori. Quindi sono tutti piccoli exhibit da circa 100 euro di realizzazione, qualche tutorial online e attraverso la nostra animazione possono capire come crearli, farli a casa, magari nelle giornate di pioggia. L'anfiteatro didattico offre ai visitatori l'esperienza governare o rigovernare 100 piatti da lavare offline, giochi e interazioni per riflettere sul rapporto che abbiamo con le nuove tecnologie, quanto siamo attivi o passivi e fino a che punto seguiamo l'istinto oppure ci facciamo dominare. Facciamo fare un selfie alle persone, dietro però per firmare la loro competenza all'acquaio, non un selfie qualsiasi, che è divertente. Poi abbiamo un'altra postazione che invece riguarda il fatto di rilasciare i dati in un modo così, senza consapevolezza. E quindi facciamo riflettere attraverso dei giochi, didattici divertenti, regalando poi un pesce miracoloso. E uno lo mette sulla mano. E praticamente racconta in che modo noi siamo legati al digitale, perché il pesce, per ogni persona, si muove in un modo diverso. Terzo laboratorio invece abbiamo creato degli oroscopi digitali, per cui a seconda è legata alle spugne, che è il simbolo del regovernare, quindi a seconda della spugna che scegliamo, sono 5 spugne, viene fuori un oroscopo, un profilo digitale delle persone. Spostandosi verso il centro, alle logge dei banchi, Emergency ci trasporta a Kabul, Anabà e Lashkar Gah, città lontane dove dal 1999 ha aperto i suoi ospedali, curando più di 5 milioni di persone. Una mostra interattiva per raccontare la guerra in Afghanistan e costruire una cultura di pace. Abbiamo diverse postazioni multimediali con supporti appunto tecnologici che ci aiutano a mostrare quello che fa Emergency nel mondo, in particolare in queste installazioni in Afghanistan, e a più persone possibili, ovviamente seguendo l'innovazione delle ultime tecnologie. Quelli sono visori 360 gradi che ti portano in una realtà immersiva nel centro di maternità di Anabà, che è sempre appunto in Afghanistan, e attraverso la spiegazione della medical coordinator del centro di maternità di Anabà ti accompagna praticamente in un percorso all'interno del centro e ti fa vedere un parto e altre cose del centro di maternità.